Buonasera amici criptoinvestitori e ben ritrovati a tutti quanti nella nostra serie Trading Consapevole, oggi alla seconda puntata, che è quel percorso dedicato a chi vuole appunto sviluppare, imparare a sviluppare in autonomia soprattutto una strategia di trading profittevole nel lungo periodo, differenziandosi così dalla massa di traders tra virgolette che invece si concentrano sul breve, sul fare troppo profitto in poco tempo e sulle singole posizioni anziché sulla panoramica del loro portafoglio. Nella scorsa puntata, che se vi siete persi vi consiglio di andare a recuperare, ve la lascio qua in alto a destra nella schedina che vedete apparire, abbiamo posto le basi, diciamo così, liberandoci dei preconcetti sbagliati e impostando il mindset corretto verso proprio una profittabilità nel lungo periodo, verso una visione più strategica del trading stesso. Oggi rimaniamo sempre nelle basi, ovviamente andiamo a capire il significato di alcuni termini fondamentali, inerenti ovviamente diversi aspetti del trading, dalla compravendita al mercato, fino all'analisi dei grafici, fino all'operatività stessa, e sfruttiamo proprio queste definizioni, quindi un vocabolario, un glossario vero e proprio, dove prendiamo il termine e lo definiamo e lo sfruttiamo, vi dicevo, per andare oltre e cercare di capire il concetto che sta dietro al termine stesso. Quindi oggi cercherò di trasmettervi alcuni concetti di base sul mercato, sulla lettura dei grafici e sull'operatività. Spero che lo apprezzerete. Se lo fate e se apprezzate sempre il mio lavoro e i miei contenuti, per piacere lasciatemi un bel like. Questo è un lavorone che sto facendo, quindi apprezzerei tantissimo vedere la vostra gratitudine. So che ce l'avete, ma insomma vi costa poco. Iscrivetevi al mio canale e cliccate sulla campanellina, mi raccomando, per non perdervi mai nemmeno un video, ricevendo la notifica in tempo reale all'uscita. Seguitemi su Telegram e sui social, trovate tutti i link in descrizione, mi raccomando. E direi che possiamo partire, quindi andiamo a vedere i termini fondamentali e i concetti che ci stanno dietro, ovviamente inerenti al mondo del trading. Come vi accennavo prima, scopo del video di oggi è partire dalle terminologie, dai vocaboli che stanno alla base del mondo del trading, quindi inerenti l'operatività, gli exchanges, l'analisi grafica, insomma un po' di termini per capire quello che si sta dicendo quando magari appunto si fa qualche analisi o si spiega qualche processo. Partendo proprio dalla definizione dei vocaboli, poi andiamo a definire anche i concetti che ci gravitano attorno, questo allo scopo di darci un'infarinatura di base su quelle attività che sono proprio i pilastri del trading stesso, come vi dicevo, exchanges, domanda offerta, operatività, leggere i grafici, le candele, insomma le basi delle basi, in modo che poi, una volta che conosciamo questi termini e questi concetti, possiamo lavorarci sopra in maniera un po' più avanzata, andando a scavare più a fondo nell'operatività, nelle strategie e in tutto quello che verrà in seguito. Quindi oggi iniziamo per l'appunto con l'ABC, diciamo così, del trading e di vocaboli che ne stanno alla base. Iniziamo dallo zero, quindi domanda e offerta, ovvero ciò che fa il prezzo, ciò che fa il mercato, che è veramente la cosa più importante di tutte. Capire il meccanismo del mercato è assolutamente fondamentale. Il mercato si può rappresentare ovviamente su ogni piattaforma, su ogni exchange. Io qui negli screenshot che vi mostrerò ho preso come riferimento nella maggior parte dei casi Binance, perché sono certo che insomma la maggioranza di voi lo conoscerà a menadito. E il primo screenshot che vedete in questa slide è l'order book. Che cos'è un order book? È una rappresentazione visiva, diciamo così, una sorta di tabella che mostra domanda e offerta. Da un lato, rappresentata in verde, abbiamo la domanda, dall'altro lato abbiamo l'offerta, quindi questa è la liquidità che questo mercato ha. Al centro invece abbiamo il cosiddetto last price, ovvero l'ultimo prezzo al quale si è comprato o venduto, l'ultimo prezzo al quale è stata fatta una trattativa. La domanda in inglese viene definita bid e l'offerta viene definita ask. I due prezzi che si trovano più vicini al centro dell'order book, dove il centro appunto è il last price, sono i cosiddetti market prices, ovvero i prezzi a mercato, di mercato,
e sono differenti tra domanda e offerta. Perché? Perché ovviamente non si possono per definizione incontrare, in quanto laddove si incontrano domanda e offerta abbiamo una trattativa. Nella liquidità invece ci deve sempre essere una minima differenza tra domanda e offerta, che è quella che viene definita spread. Non l'ho scritto qua nella terminologia, ma adesso andrò ad aggiornare le slide con anche questa definizione. E i due market prices, come vi dicevo, in offerta, quindi qui in rosso, il più vicino prezzo al last price, quindi il più vicino al centro, sarà il prezzo più basso, ovviamente, in offerta, e sarà quello al quale andrò a comprare nel caso in cui io compro a mercato, ok? E al contrario, in domanda, avrò il prezzo più alto al quale io andrò a vendere se vendo a mercato. Chiaramente più domanda e più ho più offerta ci sono, e più sarà difficile muovere il prezzo in una direzione. Perché? Perché immaginiamoci di avere tantissima offerta, quindi molte persone che vogliono vendere hanno piazzato i loro ordini di vendita a differenti prezzi, molto grandi, molto corposi. Servirà che qualcuno a mercato vada a comprare da tutti quegli ordini di vendita affinché il prezzo possa salire fino, insomma, appunto, il più si compra e più sale in alto. E se ci sono dei muraglioni in vendita, sarà difficile, appunto, mangiarli e far salire il prezzo. Lo stesso quando c'è tantissima domanda, ci vorrà ancora più offerta per soddisfare tutta la domanda e abbassare quindi di conseguenza il prezzo. Infatti il prezzo viene definito proprio dall'equilibrio tra domanda e offerta. Il prezzo a cui ci si trova al momento è quel prezzo che attualmente definisce, per l'appunto, equilibrio tra domanda e offerta. E questo si può rappresentare graficamente, anche non in forma tabulata ma grafica, su quella che si chiama depth chart, che è un grafico che mostra per l'appunto la profondità del mercato lato domanda e lato offerta, mostrandolo sotto forma proprio di linea. E ovviamente laddove ci sono dei muraglioni da un lato o dall'altro, quindi se vediamo un muraglione verde a sinistra, che di solito l'asse del prezzo parte da zero e va avanti, oppure un muraglione in vendita sulla destra, significa che c'è tantissima domanda o offerta, e pertanto che sarà più facile o difficile, anzi più difficile se ho il muraglione alto, andare a muovere il prezzo in quella direzione. Ora abbiamo visto l'order book, andiamo a vedere come ci si comporta sul mercato, quindi come funzionano gli ordini. Gli ordini sono di tre tipi: limit, market e stop. Che differenza c'è tra queste tre tipologie di ordine e come vanno a interagire con il mercato? Partiamo dall'ordine più, diciamo così, utilizzato, che è il limit order. Il limit order è un ordine di acquisto o vendita, seconda che sia un limit buy o limit sell, che viene inserito dentro all'order book. Quindi io vado a creare liquidità dentro all'order book e lo vado ad inserire ad un prezzo che definisco io, e si chiama limit price. Quindi, tornando alla slide di prima, ad esempio, prendendo proprio questa situazione come esempio, che penso sia il prezzo Ethereum Bitcoin, se non ricordo male, se io voglio andare a inserire un ordine di acquisto a 0,025990 Bitcoin, vado a creare un limit buy con limit price 0,0025990 e questo mi va automaticamente a finire nell'order book nella domanda, ok? Limit sell va a finire invece nell'offerta. E attenzione, il limit price deve essere minore del market price se io faccio un ordine di acquisto. Per quale motivo? Sono sicuro che lo capirete se avete capito come funziona il mercato. Perché se io, questo è il last price, il market, no, scusate, il, l'ho definito market price, giusto. Se io vado a inserire un ordine che ha un prezzo più alto del market price in acquisto, cosa faccio? Vado a soddisfare in realtà un'offerta, quindi non vado a fare liquidità, vado a fare un market order, e quindi divento un ordine differente. E lo stesso lato opposto, se il limit price è maggiore, deve essere maggiore del market price se sono in vendita. Metto un limit sell ovviamente qua in questo lato dell'order book, perché se è minore vado invece a soddisfare un ordine in quest'altro lato dell'order book, diventando quindi un ordine a mercato.
Il limit order mi rende un market maker, perché io creo liquidità, io creo il mercato. Dall'altro versante abbiamo il market order, per l'appunto, ovvero un ordine eseguito immediatamente al market price. Quindi se io faccio un market buy in questa situazione, vado a pescare dal market price in acquisto, questo qua, dall'offerta più bassa. Ovvero, se il mio market buy sarà immenso in volume, allora andrò a pescare da qui, poi quando si esaurisce questa parte di ordine andrò al prezzo superiore che avrà questo controvalore, esauriti anche questi vado su e se compro tantissimo alzo un po' il prezzo, ovviamente, perché soddisfo molta offerta. Al contrario, se vado a vendere a mercato, vendo alla domanda a prezzo maggiore e di mano in mano che la soddisfo tutta faccio scendere il prezzo, ok? Quindi questo è un po' i due lati del mercato: market maker se sono limit order, se creo liquidità; market taker se approfitto della liquidità altrui e faccio market order. Poi abbiamo un caso particolare che si chiama stop order ed è un ordine condizionale, diciamo così, ovvero io devo definire, oltre al limit price, se voglio farlo, uno stop limit, o altrimenti posso fare anche uno stop market, devo definire lo stop price, che è un prezzo soglia che il last price dovrà varcare al fine di innescare il mio ordine. Facciamo un passo indietro e cerchiamo di capire meglio. Allora, io posso fare ovviamente un ordine di acquisto o di vendita anche in questo caso. Se voglio fare uno stop buy, quindi un ordine di acquisto, devo mettere uno stop price maggiore del prezzo del last price, ok? Dell'ultimo prezzo. Quindi significa che se il last price sale fino a superare il mio stop price, allora lo stop buy viene inserito e può essere uno stop limit buy, che in quel caso allora mi va a inserire nell'order book un limit buy, o uno stop market buy, che allora va a comprare a mercato alla miglior offerta possibile. E se invece l'ordine ha uno stop sell, funziona al contrario. Quindi se il prezzo, il last price, scende sotto allo stop price, il mio ordine viene innescato e può o andare nell'order book oppure acquistare dalla liquidità disponibile. Quindi queste sono le tipologie di ordine di base. Perché di base? Perché adesso, se facciamo un passo avanti ancora e ci addentriamo nel mondo dei derivati e del margin trading, per derivati si intende ad esempio i futures, i perpetual. Adesso in realtà non voglio definire i contratti derivati perché è una cosa più avanzata, voglio soltanto definire l'ABC che riguarda appunto il margin trading e il trading in leva di contratti derivati. Giusto per capirci quando parliamo appunto di long, short, liquidazione, cose di questo tipo. Allora, margin trading, perché si chiama così? Perché io utilizzo una parte della posizione totale per operare. Quindi faccio un esempio concretissimo. Io utilizzo 100 dollari per aprire una posizione da 1000. Questi 100 dollari che ci metto io si definiscono margine. I 900 restanti li prendo in prestito, che può essere o da qualcun altro oppure dall'exchange stesso, e mi fanno sì che il controvalore della mia posizione sia molto maggiore di quello che ci metto io, e questa posizione si definisce in leva. La leva è l'entità della posizione aperta fratto il capitale impiegato, ovvero il margine. Quindi nel caso di esempio 100 e apro una posizione da 1000, la leva è 10 perché 1000 è 10 volte 100, semplicemente. In questo modo posso operare long o short, che significa long se apro una posizione che va in profitto se il mercato sale, short è una posizione che va in profitto se il mercato scende. Quindi si può guadagnare da qualsiasi tipologia di movimento. Questo screenshot è preso dall'exchange BitMEX, che è uno dei più famosi per quanto riguarda il margin trading, il trading di derivati. Cosa succede? Quali sono i vantaggi e gli svantaggi dell'operare in leva, quindi dell'operare utilizzando un margine? I vantaggi sono che ovviamente
i guadagni vengono amplificati se ci sono. Perché? Perché io ci metto 100, però guadagno come se ci avessi messo 1000 se il mercato sale. Gli svantaggi ovviamente è l'altro lato della medaglia, ovvero se il mercato scende io perdo, la perdita è estremamente amplificata, fino ad arrivare al caso limite, ovvero la liquidazione, detta anche margin call. Margin call è quando il mercato scende a sufficienza da azzerarmi il margine, quindi la mia posizione viene chiusa e io rimango con zero, quindi tutto il margine che avevo impiegato in quella posizione viene completamente azzerato, raso al suolo. Nell'esempio che abbiamo fatto, quindi io ci metto 100 per aprire una posizione da 1000, devo calcolare quanto deve scendere il mercato, supponendo di aver aperto una posizione long, per perdere 100, per perdere tutto il mio margine. E quant'è? Il 10%, perché il 10% di 1000 è 100. Quindi se il mercato scende del 10%, io ho aperto una posizione da 1000, avrei perso 100, quindi perdo il margine e vado in liquidazione e la mia posizione viene chiusa. Il liquidation price è proprio il last price al quale scatta la liquidazione. Più è alta la leva e più è vicino al prezzo d'ingresso, fino ad arrivare al, nel caso in cui, supponendo il limite superiore di BitMEX, apro una posizione con leva 100 per, se il mercato va al contrario della mia posizione dell'1%, il mio margine viene bruciato completamente e vengo liquidato. Quindi attenzione, i pro e i contro della leva fondamentalmente sono questi. Bisogna stare molto molto attenti e ovviamente pianificare tutto. Andiamo avanti adesso, chiudiamo il capitolo exchanges, ordini e derivati e andiamo all'analisi grafica. Quindi cerchiamo di capire la terminologia alla base della lettura dei grafici, partendo ovviamente dall'unità funzionale del grafico, che è la candela giapponese, detta anche candlestick. Open, close, high e low sono i quattro parametri, infatti si definiscono anche OCHL, sono le iniziali, ovvero apertura, chiusura, massimo e minimo della candela. Ci sono due tipologie di candele, la candela rialzista che è verde, quando la chiusura è maggiore dell'apertura, la rossa invece ha la chiusura minore dell'apertura ed è una candela ribassista. Quindi in questi casi open, close, high e low dove sono? Nella candela verde abbiamo l'open in basso e il close in alto perché abbiamo un movimento rialzista. High e low invece sono sempre il massimo e il minimo assoluti. Nella candela rossa invece avremo open qua e close qua sotto, proprio perché è una candela ribassista. Massimo e minimo rimangono sempre invece assoluti. Poi abbiamo la definizione della parte interna ed esterna della candela. La parte interna, il corpo, si definisce real body ed è compreso tra apertura e chiusura, ok? Quindi la parte piena. Mentre le shadows sono queste punte che sono esterne invece al real body. Abbiamo la upper e lower shadow. La upper shadow è compresa tra il massimo e l'apertura o la chiusura a seconda della direzione. La lower shadow tra il minimo e l'apertura la chiusura a seconda della direzione. Oltre alla candela che ci mostra il prezzo o price action, ovvero il movimento del prezzo, abbiamo un altro dato fondamentale nel grafico da leggere, ovvero il volume. Si definisce volume il controvalore che viene movimentato in una candela. È rappresentato con un istogramma che può essere rosso o verde, il colore è identico a quello della candela, e più è alto quella barretta dell'istogramma e più nella candela che si trova sopra di esso è stato mosso del valore, quindi quello è il volume. Andando avanti nell'analisi grafica passiamo dalle unità funzionali, vedete qua sotto abbiamo adesso anche il volume, però insomma non ve l'ho rappresentato prima perché è molto semplice da intuire, e passiamo appunto dall'unità funzionale al movimento, quindi zoomiamo un po' all'indietro. I movimenti possono essere di diversi tipi e qui vi mostro quelli, diciamo, di base. Ci sono le lateralizzazioni, detti anche cluster, che sono movimenti orizzontali dentro un'area ristretta. Qui ve ne ho mostrati due. Questo è il Bitcoin, ovviamente nella sua fase più bullish delle ultime settimane, insomma.
Poi abbiamo gli impulsi, che sono quelli che sono tra una lateralizzazione e l'altra solitamente. Movimenti tendenti al verticale, molto forti, vedete? Pam e pam. Questi due sono impulsi, anche questo in realtà. Impulso, lateralizzazione, impulso. Poi abbiamo importantissime higher high e lower low, due definizioni che ovviamente poi si possono estendere anche a higher low e lower high, ovviamente ci sono tutte le combinazioni possibili. Cosa significa? Allora, si definisce higher high un massimo più alto del precedente, quindi ad esempio questo è un higher high rispetto a questo. Solitamente gli higher high si vanno a vedere nelle oscillazioni, quindi io non è che ogni candela guardo se ho un higher high o no, oddio, tecnicamente posso anche farlo, però ha più senso guardarlo in ogni oscillazione. Sapete che il mercato oscilla, sale, scende, sale e scende. Se il movimento, l'oscillazione successiva fa un massimo superiore a quella precedente, ho un higher high. Al contrario, se il massimo è inferiore al precedente, ho un lower high. Mentre guardando i minimi, io ho un lower low quando traccio un minimo più basso. Non è questo il caso, perché vedete, il minimo e l'altro minimo sono minimo successivo maggiore del minimo precedente, quindi higher low. Higher high, lower low, lower high e higher low definiscono la tendenza, il trend. In realtà ci sono tantissimi modi di definire un trend. Il trend è semplicemente la direzionalità del mercato. Ovviamente il trend dipende fortemente dal time frame che si osserva. Non è detto che questo è un time frame giornaliero, che significa guardare candele della durata di un giorno. Time frame si intende quello. Non l'ho definito, ma insomma l'ho dato forse un po' troppo per scontato. E se io vado a vedere un time frame magari di un minuto, il trend è diverso, proprio perché è molto più veloce, cioè cambia molto più velocemente. Fatto sta che un trend può essere bullish oppure bearish a seconda della direzione. Bullish se è un trend rialzista, definito anche uptrend, quindi nella definizione usando gli higher high e lower low abbiamo degli higher highs e higher lows se il trend è bullish, sempre dei massimi più alti e dei minimi più alti. Il trend al contrario è bearish, ovvero ribassista o downtrend, se abbiamo lower highs e lower low, quindi sempre a ribasso. Perché si chiama bullish e bearish? Piccola curiosità, perché il toro incorna dal basso verso l'alto, quindi appunto per quello è un movimento rialzista, mentre l'orso dà le zampate dall'alto verso il basso, così, curiosità. Infine abbiamo il movimento di ritracciamento quando facciamo un movimento contro trend, quindi un movimento correttivo. Ad esempio, ecco, qua non ci sono esempi reali di ritracciamento, quantomeno non su time frame giornaliero, perché anche qua tutti i movimenti sono sempre da inquadrare sul time frame nel quale li sto analizzando, però se avessi un time frame più basso, queste due candele rosse sarebbero un ritracciamento. Perché? Perché è un movimento contro trend, il trend è bullish, e però appunto non è che il mercato continua a salire e basta, perché il mercato respira, il mercato oscilla, di conseguenza ogni impulso, poi ci sono lateralizzazioni oppure ritracciamenti. Solitamente più impulsi si fanno da un lato, più è probabile che dopo ci sia un ritracciamento, e il ritracciamento è volto proprio a stornare parte di questo movimento e eventualmente poi a continuare il trend. Quindi è un movimento contro trend, detto anche contromovimento per l'appunto. Infine, andando ad analizzare i movimenti, diciamo, più da vicino, quindi una via di mezzo tra la candela e il grafico nella sua interezza, possiamo andare a definire i livelli chiave. I livelli chiave sono quelli da evidenziare e sui quali basare le proprie posizioni alla fine, perché un trader si basa solitamente proprio su dei livelli di prezzo, deve essere così. Supporto e resistenza sono le due facce della stessa medaglia, perché il supporto è un prezzo che ostacola la discesa, come ad esempio questo livello qua, vedete, abbiamo rimbalzato più volte e non è mai stato violato al ribasso. Al contrario, una resistenza è un prezzo che ostacola la salita. Chiaramente il supporto, se violato, poi può diventare una resistenza, perché se io questo livello di prezzo avessi rimbalzato ancora e poi l'avessi violato al ribasso,
non sarebbe più un supporto perché è stato violato, e solitamente i supporti violati diventano resistenze. Si chiama support to resistance flip. È un concetto un po' più avanzato che vedremo poi nei setup, nei discorsi più avanti, insomma. E lo stesso ovviamente vale per la resistenza, un prezzo che ostacola la salita. Vedete questo, ad esempio, questa zona qua. Abbiamo fatto boing, boing e poi l'abbiamo violata ed è diventato un supporto. Guardate, tra l'altro qua c'è già stato anche il rimbalzo dalla parte opposta, e questo è il flip, il resistance to support flip, perché la resistenza diventa supporto. Questo si verifica quando abbiamo il cosiddetto break, ovvero la rottura, breakout se a rialzo o breakdown se a ribasso. In questo caso abbiamo avuto un breakout e retest. Adesso non sto andando esattamente in ordine, ma giusto per seguire un filo logico. Il retest è il ritorno su un livello di supporto e resistenza dalla parte opposta. In questo caso questa era una resistenza testata due volte, rotta, ritestata dalla parte opposta, e poi vedete che il prezzo parte, questo diventa ufficialmente un supporto e abbiamo il flip. Oltre ai supporti e alle resistenze ci sono i pattern, che sono delle formazioni caratterizzabili e ripetibili. Non faccio qui l'elenco ovviamente dei pattern, non finiamo più, ma per dirne alcuni ci sono i triangoli, le W, doppi minimi, doppi massimi, teste e spalle, insomma chi più ne ha più ne metta. Fatto sta che sono delle formazioni caratterizzabili, quindi si dice che cosa devono soddisfare e quali sono le condizioni di break soprattutto, che sono le cose più importanti perché danno spunto di operatività, e li andiamo a individuare sui diversi in frame, sui diversi grafici, appunto sono ripetibili. Infine abbiamo le cosiddette traps, ovvero sono i falsi break. Che significa? Falso breakout viene detta bull trap perché è una trappola per tori. Uno vede il breakout, compra, e magari invece quel breakout è falso, subito dopo viene confutato e quindi uno rimane fregato perché ha comprato pensando di avere un breakout e in realtà non avviene. E il falso breakdown invece è la bear trap, la trappola per orsi. Magari uno vende o va short perché vede un breakdown e in realtà poi viene confutato nell'immediato. Questa è la definizione di trap. Infine anomalie, ecco qua si potrebbe anche qui parlare per mesi, ma io ne ho scelte quattro che secondo me sono le più importanti. Pump e dump, che sono anche lì due facce della medesima medaglia. Pump è un aumento repentino, quindi un candelone verde lunghissimo con volumi pazzeschi. Dump è un candelone rosso lunghissimo con volumi pazzeschi. Si definisce pump and dump uno schema che fondamentalmente è volto a fare alzare molto repentinamente il prezzo per poi svendere e abbassarlo immediatamente. Quindi si vede un candelone verde, subito dopo uno rosso che riporta più o meno il prezzo alla pari. Quello è uno schema pump and dump e è sconsigliabilissimo operare in presenza di queste situazioni. Spike, una shadow molto lunga, il che significa anche lì movimento repentino del prezzo subito respinto. Questa è la definizione. Si definisce stop hunting un movimento repentino, breve e intenso, quindi finalizzato a innescare gli stop orders in massa. Allora, questo forse è più difficile da capire, ma immaginiamoci di essere una balena con grandissimi capitali e vogliamo manipolare il prezzo. Vediamo che siamo molto vicini a un supporto, a una resistenza, quindi se uno è long e noi siamo vicini e il prezzo è vicino ad un supporto, ci possiamo immaginare che sotto quel supporto lì ci sia lo stop sell, ok? Vi ricordate da prima, lo stop loss di colui che ha aperto le posizioni long, e di conseguenza se riusciamo a spingere il prezzo fin lì sotto, svendendo a mercato tantissimo, soddisfando la domanda, vi ricordate, e abbassando il prezzo fin sotto il supporto, allora gli facciamo scattare anche i loro stop orders, abbassando ancora di più il prezzo, perché uno stop order che scatta è un altro ordine di vendita che soddisfa altre domande, abbassa ancora il prezzo, e poi riusciamo ovviamente ad acquistare ancora più in basso. Lo stop hunting ha questo scopo, fare scattare gli stop orders, un movimento manipolatore volto a far scattare gli stop orders. Infine abbiamo un pattern che si chiama BART, cioè è un nome abbastanza un neologismo, non è che lo trovate sui libri di analisi tecnica, ma
È una formazione che ha proprio la testa di Bart, simile alla testa di Bart, caratterizzata da impulso, lateralizzazione di minima ampiezza e impulso opposto al primo. Solitamente è si disegna questo pattern a causa degli stop huntings. Perché? Perché parte una serie di stop che, bam, fa salire il prezzo, supponiamo, gli stop buy che fanno salire il prezzo. Poi non succede più niente e poi magari intorno a quella lateralizzazione lì di nuovo si forma la liquidità da un lato e dall'altro di stop orders e poi subito manipolando si riabbassa il prezzo e bram, un altro crollo dovuto all'effetto domino degli stop orders che scattano e forma il BART. Quando c'è poco movimento organico solitamente si vedono molti molti BART. Andiamo all'ultima parte di questa panoramica sui vocaboli e concetti fondamentali che riguarda l'operatività. Prima parte dell'operatività sulla posizione. Come si può definire una posizione? Allora, la posizione la si apre vedendo delle configurazioni particolari. Un trader deve operare su configurazioni, quindi non a casaccio, a naso, ma su quei cosiddetti setup. Ovvero io opero perché c'è questo sul grafico e quel questo deve essere definito in maniera, come si può dire, ossessiva, nel senso devo avere i miei setup sui quali operare, lasciando il minimo al caso. Quindi se il mio setup è un breaker test di un supporto piuttosto che il breakdown da un test e spalle mi deve triggerare uno short, insomma il setup è questo, deve essere un qualcosa di schematico e definito. Su quel setup dovrò definire entry price, quindi livello di ingresso, long o short che sia, prezzo di ingresso, stop loss, fondamentale, sempre da definire, poi dedicheremo un video soltanto allo stop loss, una puntata soltanto allo stop loss, che mi definisce il prezzo dove mi sbaglio, quindi dove chiudo la posizione in perdita. Se il prezzo, il mercato spinge il prezzo fin lì, significa che il mio setup è invalidato, io mi sono sbagliato, ammetto il mio errore, taglio le perdite, sempre tagliare le perdite, mai lasciare aperte le posizioni sperando che prima o poi invertano. Take profit, chiusura posizione in profitto, quindi dico il target della mia posizione, nel caso in cui vada bene, è lì. Lo scelgo in base a vari parametri, dipende tutto dal setup, lo vedremo in futuro. Risk, capitale a rischio, che è il capitale perso nel caso in cui mi scatti lo stop loss. Anche questo è da definire chiaramente prima di aprire la posizione. Devo sapere quanto rischiare, decidere quanto rischiare. Dall'altra parte abbiamo il reward, ovvero guadagno netto in caso di take profit. E poi abbiamo il rapporto risk to reward ratio, ovvero il rapporto appunto tra guadagno e capitale rischiato. Chiaramente più è alto e più il trade è tra virgolette favorevole, nel senso che se va in profitto guadagno ad esempio in questo caso 1,68 volte il mio capitale rischiato, perché se il trade va in stop loss io perdo sempre e solo il capitale rischiato che deve essere definito, quindi non mi importa quanto per cento è lo stop loss, perdo sempre comunque la stessa somma, lo stesso capitale. Dall'altra parte ovviamente qui sì che allora c'entra la percentuale alla quale si trova lo stop loss, perché più lo stop loss è largo e più dovrà essere largo anche il take profit, proprio per guadagnare più di quanto potrei perdere. Ovviamente non c'è una regola che dice qual è il miglior risk reward ratio oppure quello giusto e quello sbagliato. Chiaramente se è 0,1 non è il massimo, ecco, questo è chiaro. Poi dipende tutto dalla strategia e ne parleremo in maniera molto esaustiva in futuro. Fatto sta che in questo caso se io per ogni trade rischio $100, supponiamo, se il mio trade va in perdita, quindi arriva a questo stop loss, io perdo $100, punto. Non un dollaro in più, non un dollaro in meno. Se il mio trade va in take profit, io guadagno $168, quindi 1,68 il mio capitale rischiato. È una definizione fondamentale che riprenderemo in una puntata dove parleremo proprio del concetto di rischio.
Io vi ringrazio per l'attenzione, spero di non avervi annoiato troppo con concetti banali, ma erano davvero importanti a mio parere da sapere per poi appunto approfondirli nel tempo, andare a scavare più a fondo e andare a operare in maniera più avanzata. Come saprete, tutti i miei contenuti sono e saranno sempre gratuiti, quindi io vi chiedo, se volete sostenermi, se apprezzate il mio lavoro, se apprezzate quello che faccio, a parte lasciarmi like, iscrivervi, bla 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 bla, seguitemi su Telegram che condivido quotidianamente idee di trading, vi lascio i link anche in descrizione ovviamente, utilizzate i miei referral link, per voi non costa nulla e girate a me una parte delle vostre commissioni sugli exchanges oppure del prezzo del ledger se volete acquistare un ledger, però appunto a voi non c'è nessun ricarico e mi girate qualcosa a me e mi fa estremamente piacere, vi ringrazio di cuore. Siete sempre liberi di condividere con chi volete, dove volete, queste slides e questi video, perché io sono davvero per la condivisione. Per piacere ricordatevi di citare l'autore, questa è l'unica cosa che mi piacerebbe faceste. Ci vediamo alla prossima puntata, sempre mercoledì prossimo, sempre alle 21:30, non perdetevela assolutamente. A presto e ci si vede.